Il vuoto è una notte buia che più buia non si può, ma lo sbatte da tutte le parti. E per la fisica quantistica? È una notte buia che più buia non si può, ma con dei flash di luce. E flash di luce cosa sono? Fotoni, ovvero quantità di energia. Come? Dal vuoto nasce energia. Ah sì, ma allora la vita, fisico, medico, ma allora la vita non avrà mai fine. Perché? Perché dal vuoto nasce energia. Quindi dopo di noi, dopo di noi, dopo di noi, se non facciamo esplodere il mondo, sicuramente ci sarà continuità di vita. Perché la energia arriva dal vuoto. E la terza cosa che ha detto... E la terza cosa che ha detto è ancora più importante per noi medici. Ha detto: se voi continuate a vedere un sistema complesso e nel sistema complesso prendete un pezzo del sistema, lo tirate fuori e lo studiate, e che cosa succede? È che tu non tieni conto delle interazioni di tutto il resto. Pensa al fegato. Io studio il fegato, vado dall'epatologo. Ma se l'epatologo non è chiaro tutto il modello complesso del corpo umano, e non potrà studiare il fegato, perché se lo studia fuori dal corpo umano fa degli errori incredibili. Ah, ma allora voi capite bene che la fisica quantistica gioca un ruolo importante. E io adesso faccio il medico e dico: ma insomma, ma la mia cellula, il DNA, il tema mio, il tema vostro, medicina integrata. Ma il mio DNA che cos'è dal punto di vista fisico? Dal punto di vista chimico lo sapete benissimo voi, almeno quanto me. Ma dal punto di vista fisico? È un circuito oscillante. Cos'è sta roba? Circuito oscillante. Un circuito in cui questa doppia elica collegata con delle proteine è un circuito oscillante, e ve lo dico io. Non ho tempo di spiegarlo, non mi dispiace, ma è un circuito in grado di emettere campi elettromagnetici. Questo è un circuito oscillante. Allora la cellula che ha dentro il DNA e che guarda caso questo circuito oscillante può essere visto come un'antenna. Ma cosa serve alla vostra antenna? Quando la vostra televisione riceve il canale Rai 1, Rai 2, Rai 3, attraverso che cosa lo riceve? Attraverso un'antenna, ovvero un circuito oscillante in grado di captare l'onda Rai 1, l'onda Rai 2, l'onda Rai 3, eccetera, eccetera, eccetera. E io lo sono, voi lo siete. E quindi, ecco il nuovo ruolo, il ruolo importante. Noi siamo dei circuiti trasmettenti e riceventi. E quando uno dice: ma si parla di epigenetica, cos'è l'epigenetica? Anche questo lo sapete meglio voi. Ma i geni possono essere sensibili a modificazioni dell'ambiente esterno, di ciò che tu ti alimenti, di ciò che tu respiri, di ciò che tu bevi? La risposta è sì. Cavolo, allora c'è un'osservazione incredibile, cari colleghi. È incredibile. E quindi vedete che la fisica gioca un ruolo pazzesco, perché dice: ma cosa dici? I campi elettromagnetici sono un'altra cosa. No, non sono un'altra cosa, sono questo il campo elettromagnetico. Sono quello, sono questo radiomicrofono. E le mie cellule. Le vostre cellule. E uno potrebbe dirmi: dai, Spaggiari, non metterla giù così, su. Perché? Ma perché noi siamo abituati a ragionare con uno spettro di frequenza, che è la nostra. Qual è lo spettro di frequenza? Questo, quello che io vedo, no, attraverso gli occhi, quello che io sento attraverso le orecchie. Ma questo rispetto allo spettro di frequenza è incredibile, è un piccolissimo spettrino, e sono quello che va da frequenze che sono nel campo detto del visibile e dell'acustico. È meraviglioso.
hanno delle frequenze molto più ampie. Pensate ai raggi cosmici, pensate ai raggi gamma, pensate ai raggi X che noi tra l'altro utilizziamo in medicina. Ma pensate alle onde radio, pensate alle trasmissioni che arriveranno con frequenze bestiali, il 5G. Allora noi siamo un sistema che è ricetrasmettitore. Quindi io trasmetto, uno può dire, no dai, non dire queste cose qui, tu trasmetti, ma va. Lo dicevo nell'intervista fatta nella vostra televisione. Certo che io trasmetto. Perché? Dimostramelo. E faccio un esempio perché non ho tempo per poi dirvi che comunque, visto che ho parlato di circuiti oscillanti, vuol dire che io oggi posso essere in grado di prendere un elemento caratteristico del nostro corpo, come potrebbe essere il capello. Il capello è una sorgente incredibile di informazioni e a questo punto, attraverso il capello, riuscire a vedere che cosa questo capello emette come segnali elettromagnetici che possono essere esaminati. Saranno complessi perché lo spettro è complesso, ma io da fisico uno spettro complesso sono sempre in grado di ricondurlo alla somma di onde elettromagnetiche molto belle che si chiamano sinusoidali. E allora di lì posso dirti che cosa c'hai tu, posso raccontarti la tua storia. Ah, uno può dire, allora tu fai una diagnosi. No, amici, il medico fa sempre il medico. Ma devi utilizzare queste informazioni preziose per dire che è un supporto la tua diagnosi. Ti mancano le proteine, ti mancano gli aminoacidi, ti mancano tutto quello che vuoi. C'è un inquinamento dal campo elettromagnetico. Quale? In quella gamma di frequenza. Ah, cavolo. Ma il capello è una memoria. Ma il capello è un tracciante. Certo. Vi ricordate quando le autorità giudiziarie prendono una persona giovane, un drogato, come fai a dimostrarlo? No, potresti fargli l'esame dell'urina. Sì, ma come fai? E quello ti dice, no, non mi scappa. Non puoi violentarlo, mettergli un catetere per tirare fuori un po' di urina. E poi prendi tre cappelli, un cappello, e fa, guarda, ho la dimostrazione che è drogato. E allora torno a dire, voi siete trasmettitori. Io vi sto trasmettendo. Non so che cosa il vostro cervello questa notte terrà in conto delle cose che vi ho detto e delle cose che cancellerà. Perché il vostro cervello è un circuito risonante. Come il vostro cuore è un circuito risonante. E io vi sto trasmettendo e voi state trasmettendo su di me. Io rimarrò sensibilizzato dalla presenza vostra, dal silenzio vostro, dall'attenzione vostra e voi altrettanto. E come fai a dimostrarmelo? Te lo dimostro così. Il mio collega, che tra l'altro è un collega perché anche lui è specializzato in medicina dello sport, se dovessi fargli l'elettrocardiogramma, è inutile che glielo faccio, so che il suo cuore batte, E se batte, sono in grado di registrare la sua corrente. Eccola la sua corrente, è così. E posso fare una diagnosi sul suo cuore, sugli atleti, caspita, a maggior ragione. Ma se adesso io dicessi al mio collega, scusa collega, facciamo una cosa. Qui c'è un caos di energie balorde, quindi devo metterti in una gabbia, Tom. Faccio la gabbia, eccola qua, guarda, la faccio, è la gabbia del canarino, ma io la faccio molto più ampia, eccolo qua. Chiudo le pareti, io sono fuori dalla parete, attenzione, sono fuori dalla gabbia, c'è uno strumento in grado di misurare il campo elettromagnetico dentro la gabbia, e cosa secondo voi trovo? Zero, giusto?
È una gabbia di Faraday, giusto? Poi dico al mio collega, scusa collega, voi puoi un attimo entrare nella gabbia? E lui entra nella gabbia. Io sono fuori, ho il misuratore di campo elettromagnetico, collegato con un registratore. E che cosa vedrò? Vedrò esattamente il suo cuore registrato come elettromagnetocardiogramma. Allora, siccome io mi avvicino al termine, devo dire, ma se la gabbia fosse qua, io misuro il campo elettromagnetico messo sul suo cuore qua, ma se vado fino qua e faccio una gabbione incredibile, vedo c'è un campo elettromagnetico qua. Allora vi dico, dove sta il suo corpo? È lì, è qui, è là. Ah, caspita. Ah, caspita. Ma se facessi la stessa cosa sul cervello, le onde sono diverse, sono sinusoidali, eccole qua. E io gli faccio la stessa cosa, misuro il campo emesso dal suo cervello, voi cosa dite? Dove sta il suo cervello? Dentro qui? Qua? Qua? Bene, vi lascio con questo. Il sistema per rilevare il tracciante meraviglioso che può permettersi di rilevare la vostra condizione complessiva si chiama cappello. E il sistema biorisonante in grado di rilevarlo, voi lo potete trovare anche qua. Grazie a tutti.